Con il consigliere regionale Francesco Ioni, gli auguri di Buon Natale a Nola, in una città dove il segno natalizio è solo Piazza Duomo, e invece Corso Tommaso Vitale risulta ancora privo di luci e di segni di Natale. Diciamo che il Natale quest'anno in generale, sì, ci auguriamo che possa essere diverso rispetto agli altri anni, vista anche alla luce della problematica della pandemia. Naturalmente ci auguriamo che questo deve essere, come dire, da volano per l'amministrazione, che possa in un certo qual senso rivedere nelle opportunità, ma soprattutto per i commercianti, la ripresa del commercio, quindi che non sia illuminata in questo momento storico, è una cosa un po' drammatica. Ci auguriamo che faccia attenzione l'amministrazione, in particolar modo il sindaco, possa dare, come dire, questa spinta, una persona molto attenta, molto preparata sicuramente dal punto di vista amministrativo, e anche lo sta dimostrando tiepidamente anche nel campo politico. Quindi queste cose mi auguro che sono solo, come dire, fatte di questioni momentanee, quindi mi auguro che ci sia un grande allestimento per la città di Nola e che ci sia soprattutto una grande attenzione al commercio per Nola, perché diciamo i liberi professionisti, gli uffici iniziano a muoversi, a funzionare, ma il commercio è ancora al palo, ancora fermo. Quindi naturalmente noi come Regione Campania, sulla questione del caro bollette, su alcune questioni da parte anche dell'EIC, da parte della Core, come ambito si è mosso qualcosina, abbiamo messo, diciamo, un po' di bonus idrico, e nell'ambito anche delle attività imprenditoriali attraverso Sviluppo Campania, in particolar modo anche sulla PSR e sulla questione nell'ambito agroalimentare, veramente c'è tanto, ci saranno tanti bandi, stanno per partire circa 16 bandi all'anno nuovo, quindi per quanto riguarda questo, essendo pure un territorio ad alta vocazione agricola, mi auguro che le imprese agricole, ma soprattutto, ecco, è un invito che faccio anche all'amministrazione, visto che l'assessore fa parte proprio del mio schieramento politico, che è l'assessore Nicola Caputo, possano, come dire, essere, come dire, interlocutori diretti, mi auguro, con la mia presenza anche privilegiata rispetto a quelli che sono diciamo le competenze, anche perché io presido un osservatorio sulla green economy, sulla blue economy, naturalmente destinatari di una serie di iniziative, bisogna coinvolgere il mondo dello scuolo, l'università è sicuramente un volano, sono tante e tante e tante le cose da fare. E i Reggi Lagni? I Reggi Lagni, tenete conto di una cosa, io ho fatto uno studio rispetto ai Reggi Lagni, perciò mi sento di dire, c'è un problema di gestione, che ha un pezzo affidato a un consorzio, un pezzo affidato ad altro consorzio, c'è una delibera al palo di ampliamento, perché l'area Volturno, con il presidente Todisco a capo, stanno facendo un'interessante manovra di investimento, quindi sulla idraulica, ma ormai che sia un problema che non è di una parte della politica e di un'altra, questo è dei cittadini, quindi prima lo si affronta. Ci sono degli investimenti attraverso il PNRR massivi, importanti per la condizione rurale. Però una cosa mi sento di dirlo, molte questioni vengono anche purtroppo dalla male gestione dei rifiuti, perché molte occlusioni dei Reggi Lagni sono dovuti a questa mole di rifiuti che viene abbandonata nel queste condotte idrauliche, che poi con la paralisi che creano fango, non defluisce l'acqua, rompe gli argini, quindi ci deve stare un'attenzione su certi temi. Ecco, sulle luci le amministrazioni devono fare attenzione di natalizio, ma sulle questioni idrauliche chi abbandona i rifiuti compie un reato, ma anche un reato non solo di responsabilità penale, ma anche di verso l'umanità. Che dice del famoso come si chiama? Del famoso controllo dei Reggi Lagni da parte del Guardia Lagno? È una cosa che secondo me non si può affidare solo al Guardia Lagno, perché poi nei tempi purtroppo non è che ha prodotto tanto, perché tante sponde sono occupate da abitazioni, quindi le fasce di rispetto molto spesso su tutto il tratto se ne sono appropriati i privati, ma questo non solo a discapito, diciamo, del bene, ma a discapito pure della funzione. Quindi veniamo al suo futuro politico. Io sono saldamente concentrato su quella che è la questione del terzo polo, quindi naturalmente non è che si può fare diversamente una cosa che possa avere
una condizione. E il presidente regionale è sul terzo polo? No, il presidente regionale è fortemente schierato sulla nostra posizione, quindi naturalmente ci auguriamo di verificare poi nel tempo quali saranno, come dire, gli ambiti e i temi da poter affrontare per rilanciare non solo a Nola ma anche sulla regione Campania. Quindi Nola avrà un futuro? Nola deve necessariamente avere un futuro, che non deve essere solo dei nolani ma di tutta l'area nolana, soprattutto dei nolani, perché naturalmente Nola la centralità gliela riconosce il territorio, gliela riconoscono tutti, però purtroppo deve avere una centralità che deve essere, come dire, a guida salda, bisogna avere una guida salda, perché purtroppo la politica negli ultimi tempi è stata, come dire, meno attenta su Nola, quindi ma meno attenta su Nola perché non è partecipata, è diventata solo di un pezzo e non di un altro. Io lo dico apertamente, non tengo problemi a...